Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui intervistato Gabriele Garzena. A te la parola. Allora, noi oggi parleremo dell'olio di palma presente nei vari prodotti che comunemente mangiamo. Volevamo iniziare dalla Nutella, che è un cibo molto buono e che più o meno conoscono tutti. Partiamo col dire che l'olio di palma è una sostanza molto tossica per il nostro corpo, essa viene ricavata appunto dalla palma. È un tipo di olio vegetale che, oltre che essere cancerogeno, è responsabile di varie malattie cardiovascolari. Nella Nutella abbiamo constatato che c'è lo zucchero di barbabietola e lo zucchero di canna raffinato, entrambi non molto buoni in così grandi quantità per il nostro corpo. Successivamente abbiamo preso in considerazione i biscotti della Mulino Bianco, più precisamente i galletti. Abbiamo scelto questo tipo di cibo perché i biscotti più o meno li mangiamo tutti a colazione, sono un cibo comunque che è parecchio frequente nelle nostre tavole al mattino, e abbiamo constatato che, dato che la Mulino Bianco è la più grande azienda italiana produttrice di biscotti, anch'essa utilizza l'olio di palma come ingrediente nei suoi biscotti. Vi sono anche qui vari tipi di zucchero, come lo zucchero cristallino di copertura in percentuale molto bassa, al 3,7%, e sciroppo di glucosio. Inoltre c'è ancora lo sciroppo d'ammonio, l'acido d'ammonio, che è una sostanza lievitante. Infine abbiamo preso in considerazione le gocciole pavesi. E vi sono vari ingredienti come la farina di frumento, lo zucchero, grasso vegetale, sale, cacao e anche qui olio di palma, molto dannoso. Allora, oggi intervistiamo Rudy Gambino. Rudy, tu quale cibo hai preso in considerazione? Io ho preso in considerazione le fette biscottate Mulino Bianco. Abbiamo constatato che nelle fette biscottate vi è l'olio di palma, che è nocivo e molto cancerogeno, dati gli ultimi studi dell'Istituto della Sanità. Sono Stefana dell'Istituto Giulio di Torino. Attraverso il progetto eThink abbiamo scoperto che l'olio di palma fa male. Se è contenuto in quantità superiore al 10% dell'alimento da consumare, è decisamente dannoso. Dunque, per curiosità, abbiamo cercato di vedere quanta quantità di olio di palma vi è all'interno delle merendine che consumiamo anche abitualmente nelle ore scolastiche. Abbiamo preso in considerazione i cracker della Bavesi. Abbiamo guardato le informazioni nutrizionali che vi sono sulla confezione e poi abbiamo visto le stesse quantità delle valori nutrizionali anche su internet. Abbiamo notato quindi una discrepanza tra le due. Della classe seconda C dell'Istituto Giulio di Torino. Oggi vorrei parlare del fatto che il Ministero della Salute ha affermato che l'olio di palma non è nocivo se consumato in piccole quantità, cioè del 10% in un prodotto che noi mangiamo giornalmente. Oggi vi parlo dei taralli, marca Puglia Sapori, e abbiamo notato che nella tabella dei valori nutrizionali non è presente l'olio di palma. E stessa cosa su internet. Quindi possiamo affermare che questo prodotto è un prodotto sicuro, e non è nocivo e soprattutto è biologico.